Da una parte i fischi del Signal Iduna Park, dall'altra gli olè dei tanti tifosi del Manchester venuti in Germania. Lo United in semifinale di Champions League, forse non siamo ancora pronti, evidente. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, episodio numero 15, se la memoria non mi inganna, secondo del 2019. Oggi siamo tornati anche con una piccola novità, ovvero la maglietta dietro. Vi ricordo che per maglie a prezzi bassissimi, anche una seconda maglia gratis, potete passare su Divise Calcio Top, lo trovate in descrizione, una pagina Facebook, li contattate e con il coupon hashtag Marconi avete anche una seconda maglia gratis. Quindi ovviamente non perdete tempo, anzi sì, prima di andarci, guardatevi questo episodio che secondo me merita tantissimo. Giocheremo la prima partita contro il Bayern Monaco e sarà una grande partita, la semifinale di DFB Pokal, poi l'eventuale finale la vedremo nel prossimo episodio contro una tra Augsburg e Union Berlino. Però diciamo la bassa voce perché giochiamo contro la più forte e quindi attenzione, in campionato non li abbiamo battuti, all'andata ci hanno fatto una capoccia così, al ritorno quantomeno ce la siamo giocata, anzi io direi che abbiamo quasi dominato all'Allianz Arena anche se è finita 0-0. E poi in questo episodio affronteremo anche il derby di ritorno con lo Schalke, mi piace ricordare quello d'andata ma vi metterò un piccolo highlights più tardi, appunto prima della partita. E poi iniziamo maggio perché ci sarà il Werder Brema, il Düsseldorf e infine il Mönchengladbach. Poi se passeremo contro il Bayern Monaco, probabilmente il Mönchengladbach lo vedremo nel prossimo episodio e alla fine vedremo la finale di Coppa di Germania. Altrimenti chiuderemo l'episodio, chiuderemo la stagione, volevo dire, in questo episodio qui. È diventata questa la nostra Champions League, quando siamo ormai ai titoli di coda di una stagione non positivissima, sicuramente per quel che concerne il campionato. In Champions un grande exploit, siamo arrivati ai quarti di finale, poi ci siamo arresi purtroppo contro il Manchester United, e in questa Coppa invece stiamo facendo benissimo, contro avversari sicuramente non proibitivi, abbiamo fatto molto bene nei turni precedenti. Oggi in semifinale affrontiamo la più forte di Germania, senza dubbio, il grande Bayern Monaco. Siamo in casa nostra, dove abbiamo perso il 10 di novembre proprio contro questo avversario in campionato. Era però un altro Dortmund, meno consapevole, meno forte. Un Dortmund che già nel girone di ritorno aveva fatto vedere grandi cose all'Allianz Arena e che oggi vuole riconfermarsi. È la semifinale di DFB Pokal. Benvenuti al Signal Iduna Park. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Allarga sulla destra verso Hakimi, che oggi gioca a titolare. In mezzo si muove Kvaratskhelia che sostituisce Simeone. Il tocco è per Gozzi, al limite cerca di inventare, poi ha visto l'inserimento di Witzel che calcia col destro, risponde presente Neuer, primo squillo del Dortmund. Scarica su Sancho, poi Gozze va dentro Hakimi, se ne è accorto Gozze che lo fa correre, in mezzo a Kvaratskhelia con Sancho lì vicino, fino in fondo Hakimi, in aria, la mette per Royce, Neuer! E questa è una grande risposta, ma Royce calcia centrale. Pronti a ripartire, nel primo tempo molto meglio il Dortmund del Bayern, comunque 0-0. Eccolo ancora, Kingsley Coman, Tolisso, arriva anche in zona tiro, poi in buca, un gran pallone per Robben, che porta avanti il Bayern Monaco. Qui è scappato alle spalle della difesa Robben, grande inserimento, grandissima palla di Tolisso, e a tu per tu con Hitz, non sbaglia, vantaggio del Bayern, che ci dimostra qual è il senso di una grande squadra. Giochi peggio, non tiri praticamente mai in porta, ma appena hai un'occasione d'oro non la sbagli. Coman da David Silva, a cercare ancora Coman, cerca di prenderlo Ota, la finta di Coman, poi Gundogan, non ci arriva, ancora Robben, ancora Robben, ma è assurdo quello che sta succedendo. Questo è un gol ridicolo che poi nella parte finale assomiglia clamorosamente a quello di qualche minuto fa, perché è sempre Robben di sinistro che batte su quel palo Hitz. Però qui la difesa ha fatto acqua da tutte le parti. 2-0 del Bayern nel giro di pochissimi minuti. E qui si rischia veramente una crisi di nervi per il Dortmund. Di testa ta verso Delaney, che arriva sul pallone molto bene. Poi allarga verso Rodriguez. Rientra Rodriguez, tocca fuori, palla ancora verso Delaney. Da Witzel, dentro, buono per Pau Alcacer, in aria, Alcacer per terra, non c'è nulla. Questo è rigore, questo è rigore. Cerca spazio, affida ancora a Witzel, da Delaney che la fa passare sul sinistro, ancora contatto, poi Royce, Neuer!
derby che arriva in un momento perfetto, perché il derby solitamente può essere la partita del riscatto. E allora magari lo è, magari questo è il derby del riscatto, magari questo è il derby per la Champions. 31esima giornata di Bundesliga, alla fine ne mancano 4, questa compresa. Oggi il Dortmund, dopo la vittoria dell'andata grazie al gol di Delaney, che oggi riparte titolare, non può sbagliare. A 48 punti in classifica contro i 57 dello Schalke, che sono nettamente di più. Però il nostro obiettivo è il quarto posto. Sono quei 53 punti che allerta Berlino. Insomma, non impossibili da raggiungere, ma sicuramente oggi la vittoria è un obbligo, soprattutto perché resta l'unico nostro obiettivo in questa stagione, dopo l'eliminazione dalla Champions e dalla semifinale di DFB Pokal. Forza Dortmund, oggi bisogna ripartire, è come fosse un nuovo capitolo. Guerreiro, in mezzo per Thomas Delaney, va a verticale Gozze, lo serve bene Delaney, attenzione al 10 che è partito, anche Pulisic al centro, arriva il cross verso Pulisic, al volo, col destro, un gol meraviglioso! Per l'1-0 si sblocca il derby. Gol d'autore di Christian Pulisic, che riceve il cross dalla sinistra di Gozze e poi spacca la porta. Incredibile. Nulla da fare per Farman. Passa il Dortmund. Inizio niente male di partita. Forza ragazzi. La bandierina è pronto con Obriaca, che lascia partire il cross. Primo palo. It's verso Pulisic, vuole ripartire il Dortmund. Tocco buono per Simeone, che rifà correre ancora Pulisic. Arriva Royce dalla parte opposta, vuole il cross Pulisic verso Royce, che aggancia in area, sterza Royce, maledizione. Attenzione al numero 11 dentro l'area per il sinistro e la risposta di Itz. Poi attenzione quindi allo Schalke che viene avanti, l'apertura è per Caligiuri, che tocca dentro da Di Santo, prova a difenderla su Diallo e ci riesce. Caligiuri al cross, dentro, che intervento di Akanji. Viene avanti lo Schalke pericolosamente. Witzel non si fa saltare. Trippier male. E allora con Obriak ancora. Attenzione. Pulisic prova, nonostante giochi con una gamba sola, a chiudere anche in questa circostanza. Dà fastidio, arriva il cross. C'è calcio di punizione. Siamo al 91esimo. Un minuto che a noi piace contro lo Schalke, ma adesso vi fa particolarmente paura. Precisamente 90 e 30. Calcio di punizione battuto dentro, Diallo di testa, poi arriva Royce a mettere un po' d'ordine, non riesce a tenerla il capitano, che forse doveva liberarsene prima, e quindi ultima azione con Di Santo in aria, il destro, Itz al recupero finito, tienila lì, finisce qui, finisce qui. Il derby è giallo-nero sia all'andata che al ritorno, sempre per 1-0, da Delaney a Pulisic. 3 punti pesantissimi del Dortmund. Prima di tutto per la classifica, ma poi anche per il morale. Anche per il morale. Forza ragazzi, perché la Champions ci serve. Ci serve, nonostante una stagione altalenante, una stagione nella quale non abbiamo fatto molto bene. Però io ripeto, ci faremo con gli interessi. Ci rifaremo con gli interessi. Non mi interessa. Anche perché siamo a 3 punti. Siamo a 3 punti dal quarto posto. 3 partite, 3 punti. L'Erta purtroppo ci abbiamo già giocato, però ad esempio il Mönchengladbach, che è sempre a 3 punti, lo affronteremo all'ultima giornata. Quindi noi vinciamo queste due, loro speriamo che magari un passo falso lo facciano e poi li superiamo all'ultima giornata. Questo deve essere il nostro obiettivo. Intanto allenamenti e tutto d'un fiato l'ultimo sprazzo di campionato. Pronti per partire e si comincia. Terz'ultima giornata di campionato, prosegue la rincorsa alla Champions, la rincorsa al quarto posto del Dortmund. Vietato sbagliare, come al solito. Poi il tocco di Klassen è per Elkeson, che riesce a farla passare ancora per il 31. Lo pesta al cross, dentro, colpo di testa Itz. Grandissima parata di Itz, praticamente un miracolo, si resta 0-0. Primo angolo del match a favore del Dortmund. Parte Royce, primo palo, Simeone sulla traversa. Poi arriva Gundogan, Witzel tra le braccia di Pavlenka. Iklay Gundogan se la allunga troppo, quindi attenzione a Lopez. Elkeson, siamo un po' scoperti, il tocco per Eggestein. Poi Lopez dentro, attenzione al Brema che va in vantaggio. Il gol di Elkeson al 20esimo. Werder Brema 1, Borussia Dortmund 0. Finisce il primo tempo ed è 1-0 per il Werder Brema. In questo momento complicherebbe molto i piani del Dortmund, che però ha ancora 45 minuti per tirare fuori le palle. Tutto pronto, si va col secondo tempo, il primo possesso del Dortmund. Bisogna ribaltare una situazione che si è messa malissimo. Prende il fondo, poi si ferma dentro per Sancho, un buon pallone. Sancho cerca
di passare, finisce giù in aria. Poi resta a terra, si rialza, sempre Sancho, confusione pazzesca. Cerca il pallone per Simeone, l'ha presa Pavlenka. Witzel, zona tiro. Witzel! Eccolo! Axel Witzel! Vai a prenderti il pallone però, non esultare perché non è ancora il momento. 67, si inventa il pareggio, Axel Witzel, e adesso palla al centro. Jedlin va in verticale, prova a chiudere Rodriguez. La tiene Costa? No, non la tiene Costa. E allora Gay la gira ancora per Rodriguez. Sale il Dortmund. Tocco interno da Simeone. È partito anche Götze. In mezzo c'è Sancho! Jadon Sancho! 2-1 Dortmund! Situazione capovolta. Nel giro di 7 minuti il Dortmund l'ha ribaltata. Bene così. E adesso bisogna tenere il carattere, il cuore della squadra di Marconi, che ha tirato fuori gli attributi nel secondo tempo, giocando bene anche, gol questo bello costruito. Il primo, un gesto di stizza di Witzel, e anche un gesto bello tecnico del centrocampista belga. Siamo a 90 e 30. Siamo a 90 e 30. Itz urla i suoi, arriva il pallone proprio verso di lui, ci arriva, poi c'è Sancho anticipato. Itz, tienilo lì, fatti ammonire, perché il recupero è finito. Non credo conti molto questo giallo, caro Itz. Palla via, finisce qui. 2-1 in rimonta del Dortmund. Terza vittoria di fila in Bundesliga. Continuiamo così, continuiamo ad inseguire il quarto posto, che già potrebbe essere non nostro ma quasi in questa settimana. Molto dipenderà da quello che hanno fatto le altre squadre. Noi abbiamo vinto e questa era la nostra missione. Adesso ci sarà la sfida contro il Düsseldorf e poi l'ultima contro il Mönchengladbach. Basterebbe vincere quella per scavalcarli in classifica. Però ripeto, non so se loro hanno vinto, quindi adesso vediamo la classifica e aggiorniamoci un po'. Questa è la situazione: il Dortmund al momento ha un punto dal quarto posto, al momento presidiato dal Mönchengladbach, che affronteremo nell'ultima giornata. Mamma mia ragazzi, c'ho un'ansia addosso incredibile per questo finale di stagione. Siamo a 54, loro a 55, ripeto, li affronteremo nell'ultima giornata. Prima però il Düsseldorf. E allora ragazzi, rimanete sintonizzati, non cambiate canale, fate voi, non so più che dire. Basta che adesso vinciamo queste ultime due partite, perché sono le due più importanti, le due che ci potranno o meno garantire una Champions l'anno prossimo, le due che potrebbero salvare una stagione. Pronto Reus, verso Simeone, suona traversa, ancora il Ciolito! La seconda è buona, Dortmund 1, Düsseldorf 0. Continua l'inseguimento al quarto posto, continua col gol del Ciolito dopo la traversa sfortunata, la stessa che praticamente ha preso, se non sbaglio l'ha presa lui, contro il Werder Brema. Götze parte tra le linee, ancora il 10 che sterza, poi in buca per Simeone, cerca Reus, sinistro, Marco Reus torna a segnare dopo tanti tentativi nelle ultime partite e fa 2-0, un gol che non è della sicurezza perché dovremo giocare ancora 75 minuti, ma che comunque ci fa stare più tranquilli, perché è da tanto tempo che il Dortmund, specialmente in casa quando segna subito, non riesce poi a raddoppiare e a volte lo prende in quel posticino. Ottavo gol in campionato anche per il capitano. Recupera subito Götze con l'aiuto proprio di Alcacer, che va a buttarsi in verticale. Götze vuole farlo correre alle spalle del difensore. Non è una brutta palla. Pago Alcacer! 3-0! Difesa qui che ha fatto acqua da tutte le parti. E allora Pago Alcacer ne ha approfittato. Incertezza clamorosa tra il portiere che esce a metà strada e il difensore che non si accorge probabilmente della presenza di Pago Alcacer. E alla fine lo fulmina lo spagnolo. Occhio al 10. Vuole inventare. Sta andando dentro Wolf. Götze lo ignora per il momento. Poi cambia lato, allarga su Reus, dentro, grande idea per Gundogan! 4-0 del Dortmund, grande gol, grande pala di Reus soprattutto. Occhio però che torna avanti pericolosamente il Düsseldorf, traversa in riga e poi gol del 4-1, lo ha segnato Hannings. Volevo francamente evitarlo, un gol che però ovviamente è ininfluente sul risultato finale. Gray col tacco, grande palla, geniale per Guerreiro, in aria Guerreiro, sterza di nuovo fino in fondo e prende palo e traversa, alla fine segna Wolf. Io credo che Guerreiro in questo momento abbia tirato giù tutti i santi,
perché ha fatto un'azione paurosa e poi ha calciato traversa, palo, riga. E alla fine Wolf la mette in porta. Finisce qui 5-1 del Dortmund, che anche oggi ha fatto il suo dovere e oggi ha fatto anche di più. 5-1 contro un avversario sicuramente inferiore, ma non per questo risultato scontato. Grande Borussia, con sicurezza, con consapevolezza, nell'ultima gara casalinga della stagione, quindi l'ultima al Signal Iduna Park davanti al nostro muro giallo, che ha avuto tanta pazienza in questa stagione, perché spesso non ha visto soltanto queste partite qui, ha visto anche risultati invertiti, 1-4 semmai, penso ad esempio all'esordio proprio contro il Lipsia. E quindi grazie al nostro pubblico che ha avuto pazienza, speriamo, anzi no, senza speriamo, faremo molto meglio nella prossima stagione. Però intanto non è conclusa questa. Vediamo intanto che cosa ha fatto il Mönchengladbach, che ha vinto contro il Norimberga. L'Hertha Berlino ha pareggiato, quindi in questo momento noi possiamo fare affidamento non solo sul Mönchengladbach ma anche sull'Hertha Berlino, qualora non vinca nell'ultima partita. Momentaneamente però tutte a 33 partite giocate ad una settimana dalla fine del campionato. Il Borussia al quinto posto, a meno uno però dal quarto e anche dal terzo, perché c'è il Mönchengladbach al momento terzo, l'Hertha Berlino quarto. Insomma, è come una finale, è l'ultima di campionato, gli ultimi 90 minuti, non possiamo sbagliare. È il 18 maggio, è l'ultima giornata di Bundesliga, ma è una sfida che vale tantissimo per entrambe, il Borussia Mönchengladbach e il Borussia Dortmund, è l'ultimo treno per la Champions League. Un'occasione ghiottissima, impensabile fino a qualche settimana fa, dato come si erano messe le carte in tavola e come era messa la classifica. Adesso però il Borussia Dortmund ha raggiunto il suo obiettivo, quello che sperava all'inizio di questo episodio, e quindi gli ultimi 90 minuti avendo però il destino nelle proprie mani, perché oggi basta vincere, basta battere il Mönchengladbach per assicurarsi uno tra il terzo e il quarto posto in classifica. Insomma, un Dortmund che vuole la Champions League e che oggi ha un'occasione, ripeto, ghiottissima da non perdere. È come una finale, sono gli ultimi 90 minuti, mettetevi comodi perché partiamo col primo giro palla del Mönchengladbach. Royce che fa salire Rafael Guerreiro, prova a contenerlo Lang, centrale c'è Simeone, il tocco è per il Ciolito che va in porta col destro. Pallone largo con Sommer che è attento e segue la traiettoria. Il primo scudo del Dortmund al quarto minuto. Allora il tocco ancora per Simeone che può far correre Royce, grande palla del Ciolito per il capitano. Area di rigore, occhio a Royce, occhiata in mezzo, non c'è nessuno. E quindi destro a giro che viene respinto, la palla non è uscita. Quindi altro cross a cercare Sancho, palla messa fuori, ma buona comunque per Witzel, insiste il Dortmund, se la porta sul destro. Poi va in porta con deviazione che favorisce Sommer. Pronto sempre Hazard, palla dentro, libera Kanji, poi però raccoglie Coco, Zaccaria ancora per Plea, che la gira dentro per il destro! E il vantaggio del Borussia Mönchengladbach, il gol del numero 16, Coco, al minuto 27, è un gol pesantissimo, è un gol pesantissimo, perché in questo momento, ricordando le distanze di un punto praticamente, prima di questa partita, in questo momento il Mönchengladbach sarebbe a più 4. Va in contropiede Ilkay Gundogan, si è mosso Götze di fronte a lui, sempre Gundogan, c'è Sancho completamente solo, in posizione regolare, area di rigore per Sancho, palla sul palo, poi arriva Royce, incredibilmente calcio d'angolo per il Dortmund con il salvataggio decisivo di Lang. Attenzione al pallone morbido al centro, libera Kanji, raccoglie Götze e scarica su Royce, può ripartire il Dortmund. Simeone, occhio che sta andando Royce in campo aperto, il tocco del Ciolito è perfetto per il numero 11, al centro Götze, Royce corre solo di fronte a Sommer, area di rigore per Royce, 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 il pareggio del Dortmund al 41esimo, siamo ancora vivi col capitano e chi se non lui per aggrapparsi la squadra sulle spalle e credere ancora nel sogno Champions. 1-1, Jonathan Tah, Akanji, a destra dove c'è Kieran Trippier. Occhio al movimento di Götze che è andato, lo serve Trippier, area di rigore per Götze che mette al centro ancora e arriva sempre Royce, ancora Royce, 2-1 per il Dortmund, in 3 minuti è cambiato tutto, doppietta e 2-1 per i gialloneri proprio all'inizio del recupero. Kutepov, Strobel che la gira verso Rogner. Tira poi dalle parti di Johnson, ancora Rognier, pericoloso da lì, va da solo, il tiro! Ha pareggiato il Mönchengladbach.
incredibile. Si è inventato il gol del 2-2. Un secondo prima che Witzel potesse intervenire. Tutti avanti. Tutti avanti. Troze. Simeone. Verso Royce. Dentro da Sancho. Devono salire tutti però. Ancora Sancho che cerca un compagno e non lo trova. Siamo al 90esimo. Su il pallone. Delaney. Due di recupero e nulla. E quindi deve attaccare il Dortmund. Pallone ancora per Royce. Che cerca il cross verso Sancho. Chiuso. Poi sul pallone ancora Marco Royce. Chiuso pure lui. Palla in fallo laterale. Ci sono ancora 20 secondi per il Dortmund. 20 secondi in cui dobbiamo cercare e trovare il gol del 3-2. Prova ad andare Guerreiro chiuso in fallo laterale. La partita è finita. La partita è finita. La partita è finita. Non ci credo. Non ci credo. Avevamo il destino nelle nostre mani. Avevamo l'ultima partita che dovevamo soltanto vincere e ci eravamo quasi riusciti. Il gol all'88esimo di Rogner ci riporta con i piedi per terra e ci riporta forse al quinto posto in classifica. Questo non è ancora detto, perché se l'Hertha Berlino avesse perso in casa contro il Leverkusen, saremmo a pari punti e a pari punti non so come siamo messi. Proviamo a controllare. L'Hertha Berlino ha perso in casa con il Leverkusen. Però adesso vediamo come siamo messi. Vediamo come la differenza reti e come sono gli scontri diretti. Siamo quarti! Siamo quarti nel modo più incredibile, clamoroso, immeritato probabilmente. Siamo al quarto posto in classifica dopo 34 partite, dopo tutto il campionato. Lasciamo perdere il Bayern Monaco, ma nel modo più clamoroso, non mi vengono altri termini, il Borussia Dortmund, lo diciamo ad alta voce, è in Champions League per la prossima stagione. Incredibile, ma vero. Clamoroso. Con il Bayern Monaco che ha stravinto il campionato 2 mesi fa, 81 punti. Poi lo Schalke a 62. Quindi il Mönchengladbach a 59, il Borussia Dortmund a 58, a pari punti con l'Hertha Berlino, però capiamo perché noi siamo avanti. Come differenza reti? Credo, perché abbiamo preso gli stessi gol, però ne abbiamo fatti di più. E in fanalino di coda troviamo l'Hoffenheim a 32, il Düsseldorf a 25 e il Wolfsburg a 24. Quindi queste sono le tre che retrocedono in seconda divisione. Pazzesco, ragazzi, una chiusura così. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Finisce qui la nostra prima stagione. Vi rinnovo un grandissimo invito alla seconda stagione perché c'erano tantissime novità a partire dalla conferenza stampa che non ho volontariamente inserito nella prima stagione per poi inserire come chicca all'interno della seconda, ma molto molto altro. Sarà sempre più bella questa carriera. Voi continuate a supportarla e io farò sempre il massimo per soddisfarvi. Un bacione, never give up e bella, regà. Grazie a tutti.